Buon pomeriggio ragazze e ragazzi, nuovo video. Allora ragazze, mi vedete qui davanti la spesa. Io sono appena tornata dall'Eurospin e oggi ho speso ragazze 93 euro. Se riesco poi a trovare lo scontrino, insomma vi dico anche qualche prezzo, ma ci tenevo a farvi vedere alcune cose nuove, alcuni prodotti nuovi, che cosa diciamo ho acquistato. Allora, partiamo dalla MOP. Ho preso tante cose che erano in offerta, tipo questa era in offerta a 99 centesimi, la MOP, questo qua, sistema casa, e è una MOP in viscosa, pulisce senza lasciare aloni. Poi ragazze, allora vi faccio vedere perché oggi tutte cose abbastanza nuove. Allora, vado velocemente, ho preso innanzitutto queste tre pizzette pagate 2,95 euro, queste le ho prese proprio al forno per mio marito, naturalmente non per me, e magari ci fa uno spuntino o l'accompagna a un pranzo veloce. Poi ragazzi, ho preso sempre in offerta questi ciliegini a 1,99 euro, ma sono praticamente un chilo, quindi 1,99 euro un chilo è davvero un buon prezzo per questi ciliegini. Poi vabbè, la mia classica insalatona a foglia verde, quindi è inutile insomma che ve la mostro. Per me ho preso le gallette al cioccolato fondente del Amo Essere Bio. Queste qua io me ne porto di solito una al lavoro, a metà mattinata faccio un piccolo spuntino con questa galletta. Allora ragazzi, ho preso la Gouda in offerta. E la Gouda, ragazze, l'ho pagata in offerta 1,35 euro. Ma andiamo avanti, ragazze. Ho preso anche sempre in offerta anche yogurt, questi qua alla prugna, 2 da 125 grammi, sempre per me per fare merenda il pomeriggio, un vasetto di yogurt con un pochino di cereali, a volte sì, a volte li metto, a volte no. Questi yogurt, ragazze, stavano in offerta a 55 centesimi. Poi, ragazze, ho preso il mio solito pan bauletto, questo qui integrale, me ne mangio una fettina ai pasti. Ah, ho preso per mio marito, di solito non le prendo mai, questa tipologia crema alla nocciola della Dolciando, senza olio di palma, 30% di nocciole. L'ho preso perché ogni tanto si fa le fette biscottate con questa crema alla nocciola spalmabile. E questa crema alla nocciola, ragazze, visto che non l'ho mai presa, vi dico anche praticamente il prezzo. Allora, dove sta? Crema alla nocciola 1,49 euro. Poi ragazze, sempre per cambiare, ho preso queste bruschettine con il rosmarino dei Tre Mulini. Queste bruschettine pure, ragazze, non le ho mai prese, quindi vi dico il prezzo. Allora, bruschettine, vediamo un po', 99 centesimi. Poi ragazze, per cambiare i biscotti sempre per mio marito, ho preso questi frollini al cioccolato da 350 grammi, che ragazze sembrano i nascondini del Mulino Bianco, sono buonissimi, questi li ho mangiati pure io diverse volte. E questi qua, ragazze, da 350 grammi costano, ve lo dico subito, 1,09 euro. Poi vabbè, altro yogurt alle prugne. Poi ragazzi, ho preso sempre per mio marito questi qua, panna e cioccolato, che diciamo lui pure fa qualche spuntino con questa, oppure a volte se lo mangia la sera dopo cena. E allora, 0,79 4 coppette, quindi davvero poco. Poi ragazzi, ho preso sempre per mio marito le crostatine, vabbè queste le ho prese già anche altre volte, quindi non vi dico il prezzo. Passiamo alla novità ragazze, guardate un po', ho preso le nuove tazze per fare la colazione della Tognana. Cioè, fatalità ragazze, ultimamente mi sta capitando di acquistare tutte cose della Tognana.
Bellissime queste tazze per la colazione, ragazzi. Infatti, io poi le ho prese abbinate pure un po' alla mia cucina perché ha questi colori qua. Volevo delle tazze un po' grandicelle e quando l'ho viste, intanto che la cassiera mi ha detto bellissime queste tazze, dice le hai prese anche tu, le ho prese anche io. C'erano di due colori, o tipo verde Tiffany o di questo colore qua, io ho preferito prendere queste. Le ho pagate a 2,49 euro l'una, bellissime, molto capienti, mi sono piaciute moltissimo. Poi ragazze, andiamo avanti con la spesa. Allora, stavolta ragazze, non ho preso il mio classico latte, ho preso questo latte Amo Essere Biologico, che è un latte intero biologico pastorizzato ad alta temperatura. E, dato che più di qualcuno mi sta dicendo che è buonissimo, il sapore è ottimo, l'ho voluto provare, ho preso 4 litri. Questo latte, ragazze, rispetto al latte che compro io, costa un po' di più. Costa 1,19 euro, però se è buono come dicono, praticamente può darsi che continuerò a acquistarlo. Ditemi se l'avete provato, se appunto è buono. Poi ragazze, ho preso in offerta le focacce, queste qua, 3 focacce, ve lo dico subito. Allora, 3 focacce 1,89 euro, quindi ottimo il prezzo, ragazzi. Poi queste sono anche buonissime. Poi vabbè, ho preso in offerta questi qua, gli spinaci da 450 grammi, quelli a fogliolina. Questi qua pure, ragazze, stavano in offerta, ve lo dico subito, 0,79 centesimi, quindi veramente niente. Poi ho preso in offerta i merluzzetti atlantici, 500 grammi, anche questi qua, ragazzi, merluzzetti, ve lo dico subito. Allora, merluzzetti li ho pagati 1,69 euro, quindi davvero davvero poco. Poi vabbè, ho preso i miei classici burger vegetariani, che io questi li prendo sempre. Poi ho preso sempre i soliti bastoncini di verdura, perché questi sono immancabili. Ecco, un nuovo prodotto che non ho mai preso, ho acquistato queste mozzarelline sfuse Amo Essere Biologico, 125 grammi, senza lattosio. Le voglio provare, ragazze, anche se io non ho problemi di intolleranza, ma dice 100% latte italiano, senza lattosio, quindi le voglio comunque assaggiare e provare. Poi ragazzi, altra novità che non ho mai preso, le mozzarelline, ragazze, vi dico quanto l'ho pagate, 85 centesimi la mozzarella. Poi un'altra novità che vi dicevo, ho preso questi biscotti senza latte e senza uova con goccia di cioccolato fondente. Questi li ho presi per me, ragazze, per fare colazione, perché ne posso mangiare massimo 3. In realtà questi, siccome sono meno grassi, c'è scritto 4 frullini, 141 calorie, quindi ne mangerò 4 per colazione di questi. Li proverò appunto senza latte, senza uova, sono molto meno grassi e meno, diciamo, più leggeri, quindi di conseguenza. E questi, ragazze, li ho pagati, ve lo dico subito, questi, ragazzi, li ho pagati 1,79 euro, quindi costano un po' di più, però credo siano molto buoni. Vabbè, l'altro latte, ragazze, che appunto ho preso. Altra novità, ragazze, ho voluto acquistare 2 leggings, c'erano in offerta i leggings appunto da donna a 4,99 euro l'uno. Siccome io, ragazze, sapete che a casa indosso sempre i leggings con una felpa per stare in casa, fare le pulizie, insomma, per stare leggermente decente, siccome adesso mi sono fatta comunque delle felpe nuove sopra, quelle della Disney che vi avevo mostrato, poi mi sono fatta anche altre felpe nel frattempo per la casa che non avete visto, comunque avevo i leggings che a forza di lavarli, perché io ne ho questi neri classici, ne ho 2 o 3, però uno a forza di lavare si è un po' slabbrato, quindi lo voglio proprio buttare e sostituire.
Un altro gli devo fare la tinta perché si è scolorito, perché veramente le avevo presi da Decathlon ma sono passati anni, quindi voglio fargli la tinta. E nel frattempo, ragazze, ho preso questi due leggings taglia SM, quindi se molto semplici, basici, di cotone, pagati appunto 4,99 € l'uno. Mi sembrava un'ottima occasione, anche perché quelli che prendo da Decathlon alla fine li pago 6,90 €, 7,90 €, quella cifra, però credo che il cotone sia uguale. Comunque, vabbè, li proverò nei prossimi giorni quando sarò a casa. Poi, ragazze, ho preso 7 paia di calzini, questi qua, pari scarpa, i fantasmini, numero 39-42, ragazze, perché io porto 40, quindi ho dovuto prendere questi, 7 paia, perché anche i calzini, ragazze, farò una cernita, farò un decluttering, butterò quelli tutti un pochino, diciamo, sfibrati, insomma quelli che non mi piacciono più, e li andrò a sostituire con questi nuovi. Questi calzini, ragazze, erano in offerta ugualmente, e vi dico il prezzo: 5,99 €. Poi andiamo avanti, ragazze, ho preso le orecchiette, questi qui 500 grammi. Allora, pasta fresca di semola di grano duro, le orecchiette le ho pagate 89 centesimi, quindi davvero poco. Quindi preso salmone norvegese per me, poi ragazze, vabbè, ho preso il Genta Stick per anch'io, glielo prendo sempre appunto perché si è girato, tra l'altro, ragazze, ho detto il Genta Stick per anch'io, stavo seduto qua e si è girato a guardarmi. Sì, sto parlando di te, amore, sì. E vabbè, gli do di questi stick. Poi, ragazzi, ho preso il colluttorio da tenermi sempre di scorta, il solito colluttorio. Ah, c'era in offerta, ragazze, questo qua, il tonno all'olio di oliva. Praticamente sono 4 scatolette da 52 grammi che per me sono perfette, ragazze, perché il giorno che ho il pesce scatolato o prendo il tonno o prendo lo sgombro, quindi metto una scatoletta da 80 grammi, scusate, che cosa ho detto prima? Ho detto 52 grammi, invece no, sono 80 grammi, che sono appunto quelli che devo mangiare io, e 4 di queste, ragazze, il tonno, ve lo dico subito, allora, 1,99 € 4 scatolette, quindi il prezzo è molto buono. Poi, ragazzi, ho preso, cioè, anche questa era in offerta, nelle fette queste qua di arrosto di tacchino, buonissimo, in offerta, 140 grammi con solo 2% di grassi. Allora, aspettate che vi dico subito, questo era in offerta 1,35 €, quindi molto molto poco. Poi mi sono presa le confetture, queste qua, le porzioncine di marmellata, ho preso la pesca perché posso anche mangiare la fetta biscottata, due fette biscottate con la marmellata. Allora, noi abbiamo le confetture fatte in casa, ma dato che io abbondo sempre, per autocontrollarmi mi ha detto il nutrizionista che potevo prendere anche le porzioncine della marmellata, perché comunque, ragazze, dovete sapere che sono riuscita nel primo mese ho perso 2,5 kg, ma non è una dieta drastica, è una dieta che comunque mi fa mangiare un po' tutto. Diciamo, lui mi ha formulato un piano alimentare che mi consentisse comunque di mangiare senza prendere integratori e quant'altro, quindi mi ha detto che il dimagrimento avviene molto più alle lunghe, ma per me è perfetto perché, ragazzi, io voglio togliere su giusto qualche chilo, non è che devo togliere chissà quanti chili, eppure per abituarmi a mangiare bene, a mangiare sano. A periodi io l'ho anche fatto da sola, da autodidatta, però preferisco farmi seguire appunto da un professionista che mi supporta anche sulle grammature, su tutto, su come appunto formulare tutta la settimana, e comunque, ragazze, comunque mi trovo molto soddisfatta, molto bene. Poi per mio marito ho preso sempre lo snack salato,
queste sono altre mozzarelline. Ah, ho preso il grana padano top, questo piccolino, ragazzi, era in offerta, vi dico quanto questo quanto l'ho pagato, infatti erano quasi finiti questi, ragazze. Ho pagato praticamente, invece di questo stava, se non sbaglio, tipo 2,19 euro, una cosa del genere, io l'ho pagato 1,89 euro. Poi ho preso, ragazzi, sempre i biscotti per mio marito, ma questi li ho presi e strapresi anche in altri milioni, svuota la spesa. Presaula punta d'anca uguale, l'ho preso anche in altri, svuota la spesa. Il yogurt cremoso extra l'ho preso anche in altri, svuota la spesa. I muesli croccanti al cioccolato fondente e nocciole, quelle che vi ho detto che metto o nello yogurt o li mangio per colazione, l'ho preso anche nei precedenti svuota la spesa. Sempre altre verdure, spinacine a fogliolina, spinaci a fogliolina, che erano quelli che erano in offerta, che vi ho detto anche prima. Ah, poi ragazzi, ho preso l'offerta 2,99 euro, le cotolette con gli spinaci. Poi ragazzi, ho preso altri burger vegetariani che mi avete sempre visto. Ah, prodotto nuovo, hanno messo questa tipologia di shampoo della Near, che io fino adesso non ho mai provato. Ho preso formula pompelmo per capelli normali, però ricco di vitamine B3, B6, all'estratto di pompelmo, fortificante 2 in 1. Quindi proverò anche questo shampoo, ragazzi, per vedere come mi trovo. 1,29 euro, ragazze. Poi ho preso, vabbè, i soliti panetti croccanti appunto per mio marito, il sapone intimo sempre appunto da tenermi di scorta. Ah, ho preso questi snack sempre per mio marito, di solito non li prendo mai, però per fargli fare lo spuntino. Poi ragazzi, ho voluto provare questa, la zuppa di legumi e cereali per me, perché un giorno a settimana praticamente devo mangiare la zuppa ai cereali, dato, ragazzi, che quando ritorno io alle 2 da lavoro, praticamente o mi devo preparare il pranzo la sera prima, oppure mi devo fare una cosa veloce, perché poi dopo io devo riuscire, e quindi ho voluto prendere questa, che comunque sono due porzioni, è pronta in 4 minuti da mettere al microonde. Lo so, ragazze, è meglio quella che mi faccio io, che me la preparo io fresca, però visto che sono settimane, ragazze, particolari, perché sto ancora in preda con i lavori al piano terra, ho preferito prendere qualcosa che mi aiuta anche appunto ad essere veloce. E poi vabbè, ho preso le lamette per mio marito, e niente, ragazze, quindi ben 93 euro di spesa. Vi ho mostrato tutto, ragazzi, quindi ci sono, ve l'ho fatta vedere semplicemente perché ho preso qualche prodotto nuovo. E niente, io comunque, ragazzi, ripeto sempre la stessa cosa, io all'Eurospin mi trovo benissimo, ho preso tantissime cose a prezzi ottimi. E niente, quindi lasciatemi anche voi i commenti se anche voi avete provato questi prodottini. Niente, vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video.